Sono antipatico perché vinco? Sono antipatico perché vinco? No, ora sei antipatico perché perdi. La più grande soddisfazione non è tanto i quarti, non è tanto... È l'aver buttato fuori Antonio Conte. Prima di tutto quello. Allora. Andiamo passo per passo. Io nelle ultime partite in campionato vi ho massacrato. Vi ho massacrato. E da lunedì con la Salernitana, dove secondo me non vinceremo, però quello è capitolo a parte. Vi continuerò a massacrare. Continuerò la mia campagna in campionato dovevamo fare di più. Però c'è anche da dire una cosa. Che se voi andate a lontano 8-9 settembre forse. E pescate il video di Salisburgo-Milan 1-1. La prima cosa che dico, la prima frase è: in campionato mi potete anche arrivare ultimi, ma in Champions League vi perdono qualsiasi cosa. Era della serie che se mi uscite ai gironi comunque vi faccio gli applausi. Mi siete arrivati ai quarti di finale, che sicuramente ora sarebbe un po' utopico sperare di più, però vi devo applaudire per forza. E non si può dire che non possa essere contento della partita di stasera. Cioè, assolutamente. Una partita dove comunque ci sono stati degli errori, perché come abbiamo dimostrato di poter fare almeno altri due gol all'andata, stasera due gol potevamo farli. Io non voglio essere esagerato, però secondo me un paio di gol in Milan stasera se li sarebbe anche meritati. Il Tottenham, l'unica occasione vera che ha avuto, l'ha avuto al 94esimo con quella mega parata di Maignan. La differenza tra avere un portiere e non averlo. 5 mesi abbiamo giocato senza portiere e si sono visti i risultati. Allora, in campo, bravi tutti, bravi veramente tutti. Con tre cambi, il Milan si è portato a casa la partita. E praticamente il cambio Leo Rebic è stato praticamente ininfluente la partita, perché arrivato all'88-89esimo praticamente tutto ciò che è successo dopo non è dipeso né da Leo né da Rebic. Differente discorso per Saelemaekers e Bennacer, dove effettivamente hanno contribuito e neanche tanto e neanche poco a resistere fino alla fine, perché questa è una partita di resistenza. Il Milan ha approfittato di quelle sbrodolate che hanno avuto i difensori del Tottenham, più di così non poteva fare a livello di creazione delle occasioni, però rimane sempre il tassello fisso di questa squadra che arrivano davanti alla porta e spesso non sanno cosa fare. Arrivano sempre i limiti della squadra che recupera palla in maniera incredibile, perché a volte c'è, tu vedi l'avversario che sta portando la palla, non c'è nessuno intorno, chiudi gli occhi, gli riapri, gliel'hanno rubata, che tu come? E poi i tuoi recuperano palla. E dopo 2 secondi la riconsegnano all'avversario. Questa è una caratteristica del Milan che è molto molto frequente. E purtroppo è un gran peccato, perché con certe palle recuperate anni fa ci sono fatti dei sonori gol che hanno anche deciso il campionato. Ma oggi, ultimamente, questa cosa, anzi direi proprio questo campionato, non gira. Va bene. Peggiore in campo Tomori, che peggiore in campo. Diciamo il peggio meglio. Tomori, che comunque ha fatto qualche fallo inutile, che comunque è stato disattento diverse volte, però comunque sia, quando si vince sono bravi tutti, si vince. Non si è vinto, però si può considerare tale, sono bravi tutti. Mi è piaciuto Krunic, che 90 minuti ha tenuto botta. Il signor Krunic, ragazzi, 90 minuti. E poi solita linea difensiva veramente impeccabile. Forse ci si poteva risparmiare qualche fallo. Nota di merito a Giroud, che nel primo tempo ha fatto 2440 sponde. Se poi abbiamo dei giocatori che, ripeto, arrivati davanti alla porta non sanno quel che fare, la colpa è di tutti meno di chi mette la palla lì. Perché così funziona a casa mia. Godo per Conte, godo perché insomma è stato un personaggio che non è mai stato simpatico al mondo del calcio. Che ha allenato non solo, non ha solo allenato il giocatore della Juve, ma anche ha allenato l'Inter. Quindi, insomma,
si è proprio reso nemico incontrastato di questa tifoseria. E batterlo in Champions League, una partita così è sempre bello, dove sarebbe stato bellissimo trovare il gol dell'1-0 al 95esimo, 94esimo, quello che era, con quel palo di Origi. Purtroppo la sfiga, abbiamo anche una grossa dose di sfiga, perché Milan è sfigato ultimamente, perché questo Milan 3, Milan ha fatto tante minchiate, ma ha avuto anche una grossissima dose di sfiga. E purtroppo questa cosa va avanti e non ci si può fare nulla. Ora vediamo chi ci capita. Intanto gioca la prossima settimana. C'è l'altra parte degli ottavi, dove ci sono Napoli e Inter. Quindi noi ce la prendiamo rilassata. Vedremo chi ci capiterà ai quarti. Intanto, piccola nota che non c'entra niente, però godo anche per il PSG che è uscito. Cioè, nella stessa sera il Milan va ai quarti, escono Conte e esce il PSG. Tu proprio lì, cioè godi perché esplodi di gioia, anche se comunque d'altra parte sarebbe un grosso problema beccare il Bayern Monaco, meno secondo me altre squadre che hanno la chance di passare. Per esempio il Benfica potrebbe essere una squadra con cui a viso aperto ce la possiamo giocare. Detto questo, ragazzi, sono le 23 e 13, io devo andare al lavoro, eh già, perché si lavora. Domani uscirà la live reaction. Vi dico già che non so quando la pubblicherò, perché non sono sicuro di pubblicarla alle 7 di mattina, anzi, proprio dimenticatevelo. La lavorerò un po' stanotte, un po' domattina, e ve la ritroverete, ragazzi. Domani ci sarà questa live reaction, dove comunque la live reaction degli 0-0 non è mai bella, però ho cercato un po' di renderla un pochino teatrale, ecco. Detto questo, adesso testa al campionato, lunedì giochiamo con la Salernitana e lo dico qui, salvatevi il minuto 7 e 15 di questo video, vi dico che il Milan contro la Salernitana avrà dei grossi problemi, perché stasera sono state spese diverse energie e se non si migliora quella piccola concretezza sotto porta potrebbe anche finire male. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima con la reaction e anche con GTA 5, che appunto uscirà venerdì. Grazie ragazzi, alla prossima.